Il Maxi fa un omaggio a Fabio Mauri, proponendo il muro occidentale o del pianto, del 1993. Un muro di 4 metri, fatto di una serie di vecchie valigie di cuoio sovrapposte. Sul muro, soltanto una piccola pianta di edera e una fotografia della prima performance di Fabio Mauri negli anni 70. Il muro, riferimento a quello di Gerusalemme, è il simbolo di ogni esilio, di ogni diaspora, dove, ha detto Mauri, un senso di trasmigrazione, una storia infinitamente iniziale del dolore del mondo, si fa evidente. Per Mauri, un tentativo di comporre una superficie regolare attraverso la diversità dei singoli elementi, la possibilità di far quadrare e convivere qualsiasi tipo di diversità. Alle spalle del muro, manipolazione di cultura del 1976, grandi fotografie sul tema della strumentalizzazione ideologica del linguaggio. Nella parte superiore, Mauri riproduce l'iconografia nazista e fascista. Nella zona centrale, una fascia dipinta a monocromo nero, nella parte inferiore, una frase. È così che Mauri, in quello che originariamente era un libro d'artista, racconta il potere di manipolazione culturale che il totalitarismo ha utilizzato come strumento di conquista e mantenimento del potere.